Ciao ragazzi, benvenuti su Televisione Pirata. Sono Roberto, sono in compagnia di Luigi Madonna. Ciao Luigi, com'è andata? Ciao, salve, è andata benissimo, bel party, e sono contento che Mauro mi abbia invitato in questa serata, perché è veramente fantastica. Inizierei subito con una prima domanda semplice: com'è nata la carriera DJ? Insomma, quando hai capito che poteva iniziare come professione questa passione che hai per la musica? Beh, diciamo, sono ormai un paio d'anni che ho intrapreso questa carriera come questo hobby, perché per me è un hobby, come professione. Ho cominciato da piccolino, avevo 11 anni quando ho comprato la prima console. Sai, io l'ho sempre vista come un hobby. Poi adesso, diciamo, da 2 anni, con l'avvento di alcune release importanti come Drumcode, come Placid, Analytic Trail, e tutto il gruppo, diciamo, delle etichette napoletane che penso conosciate, come Loose Record, Unreleased, la famosa la Tech Napoli, l'ondata che ci sta invadendo tutta Italia. Da quando ho cominciato a lavorare insieme a Marcantonio, Cerrone, Capriati e tutti insieme, è cominciata la mia carriera, insomma. Senti, a proposito di Drumcode, ho visto in passato che hai fatto una prima produzione con Adam Beyer. La prima è stata proprio Napoli Connection, che fu un Various Artist fatto da me, Joseph, Marcantonio Cerrone e Sasha Carassi, e quello è stato, diciamo, il mio primo Drumcode. Poi il secondo è stato Savana, in un altro Various Artist. Diciamo, adesso quest'anno ne uscirà uno, lo stiamo preparando, penso prima per novembre, massimo dicembre uscirà il mio EP su Drumcode, diciamo, personale. Senti, a proposito di Drumcode e Adam Beyer, senti, questi rapporti che avete tra altri DJ, per esempio Capriati anche, sono rapporti che vanno soltanto con la musica oppure vanno anche oltre, per esempio, un rapporto d'amicizia? No, è anche un rapporto d'amicizia. Pensa, io e Giuseppe ci conosciamo da piccoli, diciamo, lui aveva 13 anni, io 15 anni, insomma, siamo cresciuti insieme, che comunque siamo di casetta 8 e 2, della stessa città, quindi ci siamo visti da piccolini nei locali, poi siamo cresciuti insieme, quindi c'è pure un rapporto di amicizia che va al di fuori della musica e tutto il resto. La stessa cosa con Marcantonio, con Rino, come una famiglia da noi, insomma, è un po' così. Questa è una cosa stupenda. Non vedo che suonando in giro non succede in tutto il mondo, e quindi mi ritengo anche fortunato. Tra campani ci si aiuta, insomma. Oh, sì, ma dai, c'è come si dice, è family, quindi sì. È un rapporto di sangue. Sì, sì, bravo, bravo. Senti, per quanto riguarda il tuo set in particolare per stasera per l'Alchemy, quando proponi la tua musica ti prepari il set a casa oppure un qualcosa di emozionale cerchi di trasmettere in seconda lista? Istinto e cerchi la traccia? No, io non c'ho una playlist dove ho tutti i dischi che a me piacciono, che piace proporre alla gente. Poi ovviamente non mi piace preparare una playlist, perché comunque io sento il calore della gente, mi piace vedere loro come rispondono ad alcune tracce o ad altre tracce, e quindi non piace prepararmi set. Vedo il dance floor, sinceramente. La dance floor torinese ti è piaciuta? Sì, assai, molto, assai. Assai? Assai. Assai. Sì, mi è piaciuto tanto, proprio caldo, bello, 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 veramente. Grazie mille Luigi, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, sei una splendida persona. Un saluto a Televisione Pirata, grazie, ciao. Ciao.